Ciao, sono Daniele Dasalmatter e benvenuti ad una nuova classifica. Martedì, mercoledì e giovedì alle 21 sono in live su Twitch. Prima di ogni puntata, prima di addentrarci nel vivo di ogni episodio, facciamo un giochino insieme, ovvero una classifica in cui eleggiamo le migliori cose dei temi più disparati. E come avrete capito, queste classifiche vengono poi rimontate e ogni giovedì escono qui su YouTube. Siete pronti? Siete caldi? Oggi eleggeremo il miglior oggetto da portare con sé su un'isola deserta. Quindi lascia un like a questo video e partiamo! Questa sera, amici miei, faremo una classifica bellissima e leggeremo qual è la cosa migliore per sopravvivere da portarsi su un'isola deserta. Oh, cioè io ho tutto saltato per questa classifica, nessuno che ha detto, sì, figata, niente. Andate a fare in culo. Partiamo. Isola deserta. Una sola cosa per sopravvivere. Walkman a ricarica solare con l'album preferito o pistola con un solo colpo. Punto anch'io per il Walkman, perché una pistola con un colpo solo servirebbe, appunto, come ha suggerito Nimel, solo per suicidarsi. Se è un'isola deserta vuol dire che non c'è nessun altro, quindi non mi serve. Walkman. Crema solare o corde? Corde. La crema solare non la metto neanche quando vado al mare, figurati se mi metto la crema solare su un'isola deserta. Repellente per insetti o rete da pesca? Dipende dov'è quest'isola. Se è nei paesi asiatici, quest'isola deserta, il repellente per insetti potrebbe essere fondamentale. Però se vogliamo mangiare, come giustamente dice The Great Marty, la rete da pesca mi sembra più che fondamentale. Tra l'altro sembrano spaghetti blu con fagioli più che una rete da pesca. Il repellente finisce. Vabbè, la rete da pesca si rompe. Kit di pronto soccorso o quaderno e penna? Ma vaffanculo, quaderno e penna. Che cazzo sono, John Wick, che devo ammazzare le persone con le penne? Kit di primo soccorso, senza dubbio. Animale domestico o cassaforte chiusa indistruttibile a combinazione di 20 cifre con scorte di cibo illimitato? Raga, la cassaforte a mani basse. Si fotta l'animale domestico. No, voi non state ragionando con il cervello, state pensando con il cuore. L'animale domestico ti fa compagnia, ma pensate quando non c'è il cibo, non hai il cibo per te e cominci a guardare il cane pensando di volerlo mangiare perché stai morendo di fame. E se lo mangi lo puoi mangiare solo una volta, cioè non è una fonte infinita di cibo. Oppure ancora peggio, se non vuoi mangiare il tuo cane lo vedi che sta morendo di stenti. Brutality. Vedi il tuo cane che sta morendo, ti ci sei affezionato e muore piano piano perché non può mangiare né bere. No, vaffanculo, non voglio questa sofferenza. La cassaforte chiusa e indistruttibile a combinazione di 20 cifre con scorte di cibo illimitate invece potrebbe essere un ottimo passatempo. Un ottimo passatempo, molto difficile da aprire, però almeno passo il tempo. Ma 20 cifre è una possibilità di 10 alla ventesima. E ho capito, Weja, l'alternativa è vedere un cane morire. Viva la cassaforte. Il manuale pratico di sopravvivenza o l'amaca? O amaca? O amica amaca? O hai mica un'amaca? Il manuale di sopravvivenza potrebbe essere utile, perché io non è che sono un grande esperto di sopravvivenza, d'altronde. Sopravvivo perché sono in una società evoluta. Dovessi essere allo stato brado sarei già morto, quindi credo che la scienza e tecnica del survival potrebbe tornarmi molto più utile di un'amaca. L'accendino o la scatola di fiammiferi? Quanti fiammiferi ci sono dentro questa scatola? L'accendino qua ci stanno facendo vedere uno zippo. Lo zippo si scarica abbastanza in fretta, non ha una lunghissima durata. Sono entrambi esauribili. Fiammiferi, se per caso si bagna l'accendino, non serve più a nulla. Ma che cosa vuol dire The Great Marty? Anche se ti cade la scatola di fiammiferi nell'acqua, non serve più a nulla. L'accendino, la pietra focaia. Bravi, bravi. Ma anche la pietra focaia dell'accendino si consuma. Comunque sì, mi avete convinto con la pietra focaia. La tenda o il coltello da caccia? Voterei la tenda per dormire più comodo e tranquillo. Il coltello da caccia, considerato che è questa robetta piccola qui, che cazzo ci caccio? Cioè, un orso? Che speranze ho di vincere contro un orso con una roba del genere? Un animale che posso uccidere senza l'uso di questo coltello lo posso far fuori anche a mani nude. Quindi direi che preferisco la tenda. I topini. Ma i topini, non mi serve un coltello per ammazzare i topini, Awili. Prendi gli sbatti con cattiveria sopra un sasso. Con il coltello puoi anche appuntire rami per cacciare. Mi avete convinto. Coltello. Il fischietto o la bussola? Ma scusate,
Questo fischietto ha già la bussola integrata. Prendiamo il fischietto con la bussola. PC usa e getta con solo Castaway come film o il sacco a pelo. Ma che cazzo me ne faccio di un PC usa e getta con solo Castaway? Cioè, oltre ad avere un film che ho già visto milioni di volte, lo posso vedere solo una volta. Sacco a pelo. Scatola di sigari o l'asciugamano? Allora, noi ci siamo già presi l'accendino, quindi prendiamoci anche la scatola di sigari. La palla o la torcia energia solare? La torcia... Ma che... Perché la palla? Cosa devo fare? Wilson? Devo farmi un amico? Torcia energia solare. Costume da bagno o zaino vuoto da trekking? Lo zaino, così ci posso mettere roba dentro da trasportare. Cioè, il costume da bagno. In isola deserta, giro nudo tutto il tempo, come un vero uomo. Tuta mimetica o il tuo telefono senza linea con batteria piena non ricaricabile? Il telefono, perché della tuta mimetica non me ne faccio niente. Sempre il solito discorso, un'isola deserta, non c'è nessuno. Il telefono, giochicchio un po'. No, il cellulare, non me ne frega niente della vostra tuta. L'ascia o gli scarponi? Prova a immaginare cosa significa camminare a piedi nudi lì, su quei rami. Però è anche vero che con l'ascia posso tagliare roba e farmi delle scarpe artigianali. L'ascia. Borsa termica o persona che odi di più? Scelgo la borsa termica, non mi serve un cazzo di niente, perché si scarica. Cioè, non la posso rimettere in frigo o metterci dentro roba. Scelgo la persona che odio di più, perché stando solo con questa persona su un'isola deserta, prima di tutto non avrei motivo di litigarci. Seconda cosa, potrebbe essere un ottimo modo per fare la pace. No, poi non so per quanto tempo devo rimanere sull'isola deserta. La solitudine ti fa impazzire. Preferisco stare, piuttosto che stare da solo, stare con la persona che odio di più. Certo, il mio pensiero è anche quello. Potrei ucciderla e mangiarla, quell'altra persona. Ma il problema è che lei potrebbe fare lo stesso. Io non so che strumenti ha scelto quella persona. Il problema è che devo odiare qualcuno che non sappia difendersi. Vada per la persona che odio di più. Allora, siamo arrivati agli ottavi di finale. Tra il manuale pratico di sopravvivenza e la torcia energia solare, credo che continuerei a scegliere il manuale pratico di sopravvivenza a sto giro. Tra il coltello da caccia e la persona che odio di più, preferisco il coltello da caccia. Kit di pronto soccorso o cassaforte chiusa indistruttibile? Il kit di primo soccorso è utilissimo. Però la possibilità di vincere il super premio con la cassaforte, vada la cassaforte. Fischietto o zaino vuoto? Prendo lo zaino vuoto, sempre per il discorso che ho tanto spazio per trasportare roba. L'ascia o il sacco a pelo? L'ascia. L'accendino o la scatola di sigari? Beh, e qui mi sembra ovvio, direi l'accendino, perché una scatola di sigari senza accendino non me ne farei niente. Corde o Walkman? Le corde. Rete da pesca o telefono, la rete da pesca. E siamo giunti ai quarti di finale. Tra il coltello da caccia e la cassaforte chiusa indistruttibile, a combinazione di 20 cifre con scorte di cibo illimitate. Raga, tutti quanti continuate a dire il coltello, ma avete la cassaforte a scorte di cibo illimitate. Metti che nel giro di un'ora, subito, al primo colpo, becchi la combinazione di 20 cifre. Difficilissimo, ma hai risolto tutti i tuoi problemi. È una truffa. Sì, ma è quasi impossibile beccarla. Dani fa gli stessi ragionamenti che fanno i vecchi che comprano i gratta e vinci. Coltello da caccia, il manuale di sopravvivenza o la rete da pesca? Beh, la rete da pesca vince sul manuale di sopravvivenza. L'ascia o l'accendino? L'accendino preferisco. Una volta che ho acceso l'incendio, già Nerone, una volta che ho acceso un fuoco, cerco di non farlo spegnere mai, di alimentarlo sempre e tenermi il fuoco. Lascia perdere. Corde o lo zaino vuoto? Credo che preferirei lo zaino vuoto per metterci più roba. Le corde non sono così bravo con i nodi, quindi non saprei come utilizzarle al meglio. Il manuale ti insegnerebbe a fare una rete da pesca, inoltre ti direbbe sicuramente che si può limare un ramo per renderlo appuntito con il fuoco. Sì, Ado, ma tieni presente che noi possiamo portare un solo oggetto, quindi alla fine avremo una sola cosa. E se scegliamo il manuale, sicuramente alla fine avremo tantissime idee, ma nessuno strumento. Niente coltello, niente di niente per poter fare cose che ci
sono scritte sul manuale, quindi diventerebbe un po' inutile. Zaino vuoto. Immaginate trasportare legna da una parte all'altra, diventa molto più comodo. Semifinale: coltello da caccia o rete da pesca? Secondo me è meglio il coltello, perché appunto puoi utilizzarlo per creare altri strumenti, ti fai una sorta di lancia di legno da utilizzare per pescare, quindi il legno. Zaino vuoto o accendino da trekking? Che cazzo ho detto? L'accendino da trekking? Accendino o zaino vuoto da trekking? Il fuoco è fondamentale. Tieni lontano bestie, ti riscaldi di notte se fa freddo e soprattutto non stai completamente al buio di notte. Accendino. E siamo arrivati alla finalissima e qui voterete voi. Quindi Nivel, fai partire il sondaggio. Qual è l'oggetto migliore da avere con sé su un'isola deserta? L'accendino o il coltello da caccia? Cioè, se dovessi votare io sceglierei l'accendino, senza ombra di dubbio. Tieni conto che il coltello può accendere il fuoco. Spiega come. Come fai a accendere un fuoco con un coltello? Come? State scegliendo tutti quanti il coltello e non l'accendino. Con la resina degli alberi. Ma chi te l'ha detto che è un'isola deserta con alberi che producono resina? Magari ci sono le palme. Dove la prendi la resina? Con il coltello, sfregando con una pietra, può accendere un fuoco. Sì, qua siete tutti Bear Grylls. Vi voglio vedere con un coltello e una pietra se siete in grado di accendere un fuoco. Poi, cioè, se col coltello lo sfreghi sulla pietra, riesci a accendere il fuoco, hai rovinato il coltello. E ti sei rovinato le mani e sei riuscito ad accendere un fuocherello. E il coltello non funziona più. Vabbè, avete deciso voi, avete scelto il coltello. Io sono completamente in disaccordo. Secondo me era meglio l'accendino. Mi vergogno della vostra scelta. Vi meritate di stare su un'isola deserta con un coltello piantato nel cuore. Bene ragazzi, il video oggi finisce qui. Spero che vi siate divertiti. Fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con la scelta dell'oggetto votato dalla chat, oppure se secondo voi doveva vincere un altro oggetto. Vi ricordo che ci vediamo questa sera alle 21 in live su Twitch e come sempre ti invito a lasciare un like a questo video, iscriverti al mio canale e noi ci vediamo domani con la nuova Try Not to Laugh Challenge. Un bacione alla mamma e California!